Lui è Giulio Regeni, ricercatore friulano rapito e ucciso in Egitto nel 2016. La Procura di Roma ha chiuso le indagini. Giulio è stato seviziato e torturato per 9 giorni dai servizi segreti egiziani. Un testimone racconta: ho visto Giulio dentro la stanza 13, era sdraiato a terra, mezzo nudo, con la testa riversa, ammanettato e con dei segni di tortura sul torace. Loro sono madre, padre e 5 figli di Roma. In quarantena perché positivi al Covid, da circa una settimana sono senza riscaldamento, la caldaia è rotta e tutti i tecnici stanno alla larga. Hanno chiesto aiuto anche alla Protezione Civile, ma sarebbero stati liquidati con queste parole: ci dispiace, in questi casi non possiamo intervenire. Lui è un infermiere di 53 anni di Treviglio, in Lombardia. Durante il turno di notte, un senza tetto è entrato e gli ha chiesto un caffè. Risposta: ti offro anche una cena, ma devi mettere la mascherina. L'uomo l'ha preso per il collo, lo ha picchiato e gli ha rotto un dito. Crescerò le nostre bambine e sarò vicina al tuo primo figlio. Vai, portati il nostro amore, cerca di stare bene e di essere felice per sempre. Lei è Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi. Grazie ai suoi gol, l'Italia vinse i mondiali di calcio del 1982 e la mia generazione scoprì l'allegria collettiva e la felicità. Lui è Franien Ron, 20 anni, di Santiago del Cile. È scoppiato un incendio in un palazzo, gli inquilini sono stati evacuati, ma 3 cani sono rimasti intrappolati. Lui si è lanciato tra le fiamme, è salito fino al 3° piano e li ha salvati, ma ora è in coma. Lei è Thea Vincent, 32 anni, del Regno Unito. Ha visto 2 ragazzi giocare al pallone e li ha fatti entrare in casa per un bicchiere d'acqua. Uno dei 2 lo ha steso sul divano e ci ha fatto sesso. Il ragazzo l'ha raccontato ai genitori, è stata denunciata e ora è a processo per violenza sessuale su un minore. Aveva solo 14 anni. Loro sono 2 cugini di New York, lui 12 anni, lei 7. Hanno rubato le chiavi del fuoristrada di famiglia, sono saliti a bordo, hanno messo in moto e sono partiti. Dopo 5 ore la polizia li ha fermati in autostrada mentre cercavano di raggiungere la Florida. Volevano far partire una nuova sfida, challenge, sui social. Loro sono Francis e Patrick Connelly dell'Irlanda del Nord. Hanno vinto 127 milioni di euro alla lotteria, si sono comprati una casa e il resto l'hanno diviso tra amici, parenti e tanta beneficenza. Con gli ultimi spiccioli hanno deciso di comprare dei regali per chi passerà il Natale in ospedale. Lei è Anna Popova, responsabile della tutela della salute dei consumatori in Russia. Ha lanciato un appello ai cittadini: chi si sottopone al vaccino per il Covid non deve bere alcolici per almeno 2 mesi. Il paese è insorto, toglieteci tutto, ma non la vodka.